Oggi facciamo questa ricetta. Polo alla brasiliana, buonissimo, con molte verdure, vedrai che buono che è. Per il nostro pollo, la prima cosa che faccio è igienizzare le verdure. Qua l'ho messo acqua e un po' di aceto di alcol per lavare bene le verdure che avrò bisogno. Userò questo, peperoni, userò il pomodoro, userò le carote e anche le zucchine. E dopo ho qua da tagliare la cipolla. E dopo vi farò vedere tutto tagliato cosa dobbiamo fare. Io vi faccio vedere pian piano cosa metto. Un po' di olio. Le cipolle. Io avevo questa cipolla bianca già. Quindi ho approfittato e li metto anche questa rossa. Il fuoco è spento. Dobbiamo mettere anche la curcuma. Io li metto a occhio perché è una cosa che va bene a gusto. Se uno piace di meno o di più, devi metterli a gusto. Dopo metteremo la paprika, un po' di pepe, un po' di prezzemolo, un po' di aglio. Tutto questo io li metto a gusto. Adesso mettiamo ognuno un po' di paprika. Dopo ho messo un po' di prezzemolo. A me piace questo prezzemolo così secco, è bello. E mettiamo anche l'aglio. Il fuoco è ancora spento. Adesso mettiamo il peperoni. Io l'ho tagliato belli a persi, piccolini, tutto il peperoni, tutto quel che c'era. E dopo ho tagliato anche questo giallo e lo metto ancora dentro. Il fuoco è ancora spento. Dopo vi dirò perché io prima metto tutte le verdure. Metto un po' di pepe, sempre a gusto, come vuoi te. Adesso metto le carote. Adesso però bisogna tagliare il nostro pollo, però non vi faccio vedere a tagliare, dopo vi farò vedere già pulito. Il pollo lo lavo bene con mezzo limone, questo è quello che è rimasto dal limone. Lo lavo bene una prima acqua, dopo metto, spremo un limone, qua lo lavo ancora e rimane così. Adesso dobbiamo mettere le nostre verdure per rosolare. Adesso sì, li faccio rosolare le verdure, mischio bene, ho acceso il fuoco, non alto, basso, e lasciamo qua a rosolare per un bel po' di tempo. Deve prendere proprio il sapore della cipolla, di tutti i condimenti. Copriamo con il coperchio e lasciamo qua a rosolare un po'. Vedi che è già bella. Che rosolata, profumato. Dopo che è bella rosolata, che tu vedi che esce già quel bello profumo, senti il profumo delle verdure insieme, mischia bene. Io ho messo, non ho messo niente, è tutto qua come vi ho fatto vedere. L'olio è solo quello che c'era già qua dentro, non metto più niente, mischio bene e dopo metto il pollo. Che è già lavato, bello curato, ho tolto anche un po' di acqua che si era creato dentro della bacinella. Adesso li metto qua e lo mischio bene bene. Mischiamo un po'. Questa pentola doveva essere un po' più grande, che così usciva meglio, ma fa niente, va bene lo stesso e bisogna mischiare bene bene bene.
e dopo lo copriamo. Però mischia tutte le verdure, il pollo, tutto, lo lascia bello mischiato. E dopo tu lo copri. Lo copri e lo lascia qua nella pentola per nel minimo 10 minuti. Vi ho detto, io adesso lo copro, lo lascio qui per 10 minuti, dopo io lo apro, lo giro. Adesso vediamo, che così io vi faccio vedere bene, guarda com'è, lo giro e non metto acqua, né? Lui da solo si trasforma, lui da solo esce quella acqua che c'è nel pollo con le verdure e non bisogna mettere acqua, bisogna solo mischiare e coprire. È questo che io faccio generalmente, metto anche sale prima perché non avevo messo, io li metto a occhio, però dipende sempre, come ti ho detto, a gusto, come vuoi te, il sale, il pepe e tutto il resto. Se ho messo sale, bisogna mischiare ancora, mischia sempre bene, che così rimane bello, bello saporito. E come ti ho detto, se la pentola era più grande e il lavoro era un po' minore, ma fa niente, l'importante è farlo bene. E dopo lo copre e lo lasci ancora 10 minuti senza toccarli, 10 o 7 minuti. Dopo questi 7 o 8 minuti che tu hai lasciato, lo apri e lo devi girare. Vedi che adesso c'è già l'acqua dentro, quindi è iniziato bene a cuocere. Adesso lo giri bene e dopo manca mettere le altre verdure che c'è ancora da mettere. Adesso mettiamo i pomodori e lo dobbiamo mischiare un po' e coprire con il coperchio ancora. Dopo che hai lasciato più o meno ancora 7 o 8 minuti, lo mischi bene, perché deve sempre fare così, cucine, mischiare, coprire, alzare. Adesso mettiamo il pomodoro, proprio la passata, e io metto sempre un po' di acqua quando c'è poca dentro, che così almeno posso approfittare tutto quello che c'è, e lo giri bene fino a quando si mischia bene la passata con tutto il sugo, diventa quel bel sugo. Così dopo tu lo copri e lo metti anche prima un mezzo cucchiaino di zucchero per togliere l'acidità e lo mischi ancora e lo lasci cuocere adesso per i belli 10 o 15 minuti. Devi lasciarlo cuocere bene. Dopo che tu hai lasciato cucinare bene, tu lo apri, lo guardi se c'è tanta acqua, come se già è quasi cotto, guardi bene la cottura. E adesso mettiamo l'ultima verdura, che sono le zucchine. Le zucchine tu le tagli per settini e lo metti dentro. Io lo metto all'ultimo perché non mi piace che cuociano tantissimo, quindi le metto ultimo. Lo copri bene tutto, le zucchine lo mischi bene e adesso lo copri e lo lascio cucinare ancora un bel po'. Adesso dobbiamo solo guardare se c'è troppa acqua, com'è la cottura. Solo quello, quindi cucina, apri, guarda se va bene il punto. Il punto devi scegliere te, come ti piace a te, se ti piace bel cuoto, con meno brodo o con più brodo. Il punto giusto io ti farò vedere come piace a me, perché qua adesso c'è ancora troppa acqua, quindi io lo lascio cuocere ancora un po' di più. Lo copro e lo lascio qui. Per me il punto giusto è questo qui.
Guarda che bel brodo, tu puoi mangiare con pane, con riso, con quello che vuoi, è buonissimo. Questo è proprio un piatto che ho fatto per Mattia, che a lui piace con il brodo e lo mangia col pane. È buonissimo veramente. Invece io mi piace mangiare con la quinoa o con riso. Oggi ho fatto la quinoa e lo mangio sempre così. Io mi auguro che ti sia piaciuto questo video. Questa è una ricetta proprio del mio paese che mi hanno chiesto in tanti su Instagram. Un bacio, alla prossima, ci vediamo nel prossimo video.